Puglia Loves Family è un marchio di attenzione, è la riconoscibilità di una sensibilità da parte di operatori economici, enti locali, istituzioni, di tutti coloro che destinano la loro attività a un'accoglienza amica delle famiglie. Rendere riconoscibile questa attenzione è sicuramente un'opportunità di sviluppo per il territorio pugliese. Andiamo al di là delle tradizionali politiche di welfare, quindi attenzione al benessere delle famiglie, che comunque è al primo posto della politica pubblica regionale, ma allo stesso tempo siamo arrivati a una integrazione anche con altre politiche, politiche di sviluppo territoriale, sull'industria culturale, turistica, che in questi anni hanno reso sempre più la Puglia al centro del mondo. All'atto pratico un operatore, un albergatore, un ristoratore cosa devono fare per ottenere il marchio? Dipende, possono avere un pacchetto famiglie per cui che può prevedere delle tariffe scontate, per esempio con famiglie, cioè con famiglia con figli, possono avere il menù bambini in ristorante, possono avere l'angolo babysitting o l'angolo gioco all'interno del ristorante, possono prevedere, non lo so, l'albergo può avere dei pacchetti, no, per cui può prevedere dei laboratori per i bambini, in modo da lasciare anche la famiglia, oppure da, con il coinvolgimento delle famiglie. Possono essere tante le cose, anche veramente senza investimento di risorse finanziarie, ma solo uno sforzo di creatività e di immaginazione per rendere la vacanza, diciamo, la vacanza piacevole per tutta la famiglia, per avere delle riduzioni in modo da promuovere un turismo familiare con costi inferiori e proprio riconoscendo, insomma, il valore della famiglia come elemento fondante della nostra società e come elemento che comunque produce reddito ed è proprio un promotore, no, dello sviluppo del territorio. Trentino è un modello di riferimento per Puglia Loves Family. Come è cambiato da voi il turismo dall'adozione di questo modello? Diciamo innanzitutto che sì, c'è stato un cambiamento, il cambiamento è effettivo ed è tangibile. In modo particolare io posso parlare per la mia attività e le attività che ho attorno e che vedo quotidianamente. E l'aver, come dire, preparato un terreno favorevole alle giovani famiglie ha permesso alle giovani famiglie di poter uscire di più di casa, di potersi fermare di più nelle attività e, da imprenditore devo dire, a consumare di più. E quindi a fronte anche di investimenti necessari e comunque di politiche di prezzo portate verso il ribasso, però il volume che ne è conseguito è decisamente interessante.